Salve a tutti ragazzi e bentornati su Server 2 con lo spacchettamento infinito. Non finirà mai più questa c'è roba. Tantissima roba qui. Siamo tornati dal WonderCon e quindi vi racconteremo un po' di cose del WonderCon. Ma prima vi facciamo vedere una piccola carrellata di immagini che abbiamo registrato, quindi il nostro albergo e altre cose. Allora, il letto lo scegliamo così, si gioca a pari e dispari? No, a pali e dispari. Pali. Allora, No, si fa la conta. Facciamo la conta. Passa paperi, che facciamo? No, potremmo fare la morra cinese death match. Un, due, tre, via. Ok, okay. Una... esce lui. Okay. Quindi tu per primo lì. Fortunello, okay. Io, vabbè. Un, due, tre, via. No! E io sono... letto di mezzo. No, tu sei lì, in mezzo. Stiamo finendo di prepararci, adesso andiamo al WonderCon, ci vediamo là, oggi. Vedete, c'è un troione nel dipinto. Santo Dio, ci hanno messo in una camera non finita. È cemento. Cioè, guardate chi fa la foto. No, non per qualcosa. Però vabbè. Io non volevo tutto dire. Ma magari c'è una zona. Narnia. Ma magari c'è una zona vuota dove stare vuoti. Guarda. Dove stare vuoti? Stare vuoti. Qui è bellissimo. Perché quelli sono i nostri bagni, lì sono i bagni nostri. Ah, okay, sono quelli lì. Davvero? Sì. Prima. Ma c'è una bella per cazzo! Attenzione, vai. No! Come cazzo è possibile? Hanno cagato. Ma secondo te l'hanno, cioè, l'hanno tirato oppure ci hanno preso la... No, ma c'è proprio uno schizzo. Allora ragazzi, avete presente nelle conchiglie si sente il mare? Qui si sente il diavolo. Dentro il tubo, eh. Non so se si sia sentito. È sempre Bari, siete molto molto calorosi, ci avete regalato un sacco di cose fighe, ci avete fatto un sacco di disegni. Qui c'è gente che parla di fare spaghetti con la Nutella. Carbo, cazzo di idrati. Come avete visto, si è vissuta un'atmosfera fieristica particolarmente intensa, con momenti di alta convivialità con i nostri amici youtubers e con tutti voi che eravate tutti. Tanti. Mittala prima! Oh, beh, è più sentita al sud, mittala prima. Mittala prima, sì, lo capiscono meglio i ragazzi del sud, giusto? Da Alex. Alex ci dà questa cosa con su scritto mittala prima. Sarà un gioco? Di macchine magari, è un bel Xbox 360. Red Factory Guerriglia. Red Faction Guerriglia, questo è un bellissimo gioco. Red Factory. Sì, allora, è l'ubriachezza molesta. Poi ci danno Davide. Ci regala Apocalypse Pompei. Questo è per te? Sì, credo proprio di sì. E poi c'è Fear, doppia edizione straordinaria, Gold Edition. E non so chi ce l'abbia dato. E qui c'è Sinergo e Red Sin, quei due sul server, da Davide. Questo foglio dove ci sono annotati tutti i giochi brutti che abbiamo fatto. Andiamo avanti. Nessun pavone è stato maltrattato per il regalo di quei due sul server. Avrei voluto portarvelo vivo, ma era troppo tardi. Salutate i miei amici Carmen e Damiano. Ciao Carmen, ciao Damiano. Ma è belli le piume di pavone, sono bellissime. Bellissima, guarda che figo. Questo pacchetto giallo mi incuriosisce un poco. C'è la carta igienica qui dentro, se dovesse interessare. Molto probabilmente non c'è una sega, quindi... Guarda. È un panda. È una scatola... A procione. Guarda quanto sono creativi. E dentro c'è un orecchio di procione. Non lo so, aspetta.
No, no, guarda il procione con su scritto QDSL. Ma è bellissimo. Ma quanto siete creativi, io non lo so. Ma aspetta, c'è il nome, spero proprio di sì, che cavolo. Allora, questo è di Chiara. Grazie Matteo per questa cosa, poi scopriamo che cazzo ci sia dentro. Chiara di 26 anni, la letterina ovviamente ce la leggiamo per i fatti nostri, perché magari sono cose... sono cose importanti, anche serie, e non è il caso di leggerle qui davanti. Exact Mont, andiamo. Ma io, aspetta, rimettiamo tutto al suo posto, se no non ricolleghiamo niente. Ecco qua. Ma... è veramente bellissimo. Ma porca, guarda l'approssimatore. No, cioè, ma che cacchio. Guardalo, guardalo. È bellissimo, grazie. Ma è spettacolo. Sono veramente bellissimi. Peccato che si siano piegati. Ma porco giù. Vabbè, questi veramente sono grandiosi. Chiara, complimenti. Chiara, sei veramente brava. Metti qua, mettila prima. Metti qua. Marcello ha fatto un capolavoro qua, eh. Fabio Fracca, non ti resta che rosicare. Dobbiamo dire questo, non so. Alien contro Predator. Prison. RX. Strada, il commissario San... RX. Accetta. Alien contro Predator 2. Far Cry. Questo è utile. Gli altri te li tieni tu, questo me lo Far Cry potrebbe tornarci molto utile. Molto o Doom utile. O Far Cry, uno dei Mi due. Sa che Far Cry però U-Ball. U-Ball. Tutti i nostri giochi, Peggle, anche Gentleman Dispute. Ha dato un gioco per PlayStation Vita. Unit 13 per PlayStation Vita. Caspita rotta. Sì, chi ce lo dice da questo? Non lo conoscevamo. Non lo so adesso lo dico. E sì, ma chi è questo? Aspetta. Ah, Gabriele. Gabriele ci fa questo. Giuseppe. Spero che sia. Giuseppe ci regala invece Unit 13 e... e un... l'attacco dei giganti. Ah, è un manga, credo. Non è un manga, non si legge al contrario. Però. Sì, sì, no, si legge proprio al contrario. È numero uno, tra l'altro, così se mi piace... sono molto curioso di vedere Monster cosa. Monster House, la casa è viva. Il procione mannaro. Ma questo l'ho visto, dai, è simpatico. Ah, probabilmente. Guarda. Francesco ci fa un procione mannaro. Molto, mamma mia. Grazie Francesco, è mannarissimo. Tieni, Giorgio ti regala questa cosa e non le voglio manco toccare. Ma che cos'è? Solo che ami le barzellette, Giorgio. Porco cazzo, quanto è grosso! No, Geronimo Stilton! Madonna, ma quanto è grosso! Topo B. No, no, Geronimo Stilton. Sempre guarda. Topo B, eh. Tra l'altro un libro anteguerra proprio. È uscita a polvere, oh. Che bellino! Poi abbiamo The Vanishing of Ethan Carter da Valerio e Emanuele. Guardate questo quadro. Guardate che robina. Che robina. Ecco, qua abbiamo un problema. Giuseppe questo... e Lidia hanno incartato tutto molto bene. Ho capito, dire. Mentre tu ti occupi di quello, io faccio vedere anche i tarallini. I tarallini, ho già in Puglia, poi facciamo vedere un'altra cosa di tarallini. Ah, a proposito, c'hanno magari i taralli quelli buoni e piccanti. Cioè, ci siamo finiti. Questo è fenomenale, cioè è davvero fenomenale. Cioè adesso rendetevi conto. Tutti i nostri collaboratori, tutti i nostri colleghi amici youtuber hanno rosicato tantissimo. Andrea e Mattia hanno fatto questa cosa. Siete pazzeschi. Questa cosa è veramente stupenda. E poi ci allegano anche questo disco. Vedi la creatività dei nostri ragazzi. Per QDSS c'è questo dischetto. Intanto io sto cercando di... cos'è? È un Lego? Penso sia il tuo primo gioco PlayStation 4. Lego Marvel. È il tuo primo gioco PlayStation 4. Allora, io ho iniziato con Lego Wars, quindi non conosco i giochi Lego, ma adesso me li andrò a riprendere tutti. Poi Michelangelo ci fa questo. Cioè, mi fa questo perché per Sinergo proprio c'è scritto. Grazie. Lidia. Poi abbiamo per Mario e Nicola. Lidia è brava. Ah. Molto bello. Rifanno le tambe. Come ti chiami però? Non c'è scritto il nome. Forse dietro. No, c'è una ragazza, probabilmente l'ha scritto qui. Alessandra ci Giuseppe, questo. Grazie. Poi leggiamo tutto in tranquillità. Barba blu. Ma questo potrebbe essere anche carino. Hai visto Marco? Tu dici? PES 2010 per PlayStation 3. Aspetta che ti trovo. Sempre Lidia e
mi ricordo sempre. Mi ricordo solo le donne. Antonio, Antonio ci dà questi tarellini che sono fatti in casa, che sono praticamente già finiti, che sono fantastici. Sono uno spettacolo. Ma io ringrazierei anche le mamme che ci hanno portato un gâteau di patate che era fantastico e un ciambellone che era fantastico. Quando si tratta di magnà è tutto buono. Io credo fosse la mamma di Fiorenza, Ora non ricordo nella confusione generale, ma questo è Legacy of Kain Soul River. L'ho adorato. Bellissimo, l'ho adorato. Veramente un giocone. Chi ce lo dà questo? Sempre Giuseppe, ci hanno riempito di gioco, di giochi. Prince of Persia, Indiana Jones, cioè Watch Dogs per PlayStation 4. E ce n'è pure un altro per PlayStation 4. Ah, ok. Adesso sì. Ma bellissime, sì. Cazzarola. Le piastrine, le dog tag di Battlefield 4. Cioè, sono proprio quelle che c'ha in game. Spettacolo. Allora, firmit la prima. Die by the Sword, non ho idea di che cosa sia. Broken Sword lo conosco, l'ho finito già diverse volte. Need for Speed Road Challenge. Kinguin. Life of Crime. Questo è un film, sarà. Non lo so. Poi c'è Splinter Cell. Splinter Cell. Morro. E c'è The Witcher. Non credo contenga il gioco. Un'altra trollata sarà. Sicuramente dentro c'è qualche schifezza. Trolloni. È vuoto. Ci mandano soltanto le copertine, i bastardi, i giochi belli. Quegli altri in me. Questa è Martina, mettiamo anche la letterina a posto. E questo invece è da Scarto Giorgio io. E Martina. Divertitevi. No. Ah, Civil War, questo è un gioco. Bello. No, il gioco di Camera Caffè, chissà che porcata che è questa. Questo lo andavamo, lo cercavamo. Questo deve essere una merda che non finisce più. Grazie ragazzi. Poker Simulator. Poker Simulation. Crash Time. Ecco, questo potrebbe davvero essere interessante. Bello, eh. Squadra speciale Cobra 11 Nitro. Vediamo. Sono molto curioso. È la prima volta che mi scrivono tutto sbagliato. Poi c'è una letterina. Byron e Scott. Byron è quello di Street Fighter. Costantino, Radu, Davide e Stefano ci scrivono questa lettera con un bel crociotto. Sta cascando di tutto nel mentre. Federico. Poi la leggiamo con calma. Cos'è? No, ma siete pa, completamente pa. Federico. Cioè non è che dice è una cazzo. Nintendo 3DS. Andato però, eh. Forse. Tu dici, ma forse è andata anche questa, tu dici, mi stai cercando di farmi capire. No, perché questa è più. Ci sono anche un sacco di giochi. Mi sono rotti i giochi però, eh. Questo è da Mick e Roby, Valeria e Emanuel. E ci danno due pacchetti questi ragazzi. Uno scarti tu, uno scarto io. Tieni. Oh, hai che detto bello. Hai detto che ti piace la cioccolata fondente. Riesci a mangiare questo con affetto, Cristina d'Avena. Valeria e Emanuele, questo è per te e questo è per me. Abbiamo Bambi. E là, roba dingo. Roba di merda, ragazzi. Roba di merda. Questa non so se sia Notre Dame della Dingo, ma di sicuro è una porcata perché se lo danno a me. Grazie, ragazzi. Michele e Roberta, vediamo che cosa. Bello il DVD però, il piccolo Bambi. È un'angoscia. Riesci a mangiare questo? Se lo riesco ad aprire ti dico anche se lo riesco a mangiare. Simone ci manda Broken Sword 2. Che abbiamo l'uno e il 2 proprio. Abbiamo messi tutto, grazie mille Simone. Per Red Dead Sinergo da Zimoch. Scusa Sinergo, non so disegnare le ombre. Se qualcosa, se quel coso cancellato è Red Dead. C'eri tu Sinergo, purtroppo storpio. Grazie mille, però sì. Nero al 99% non l'avevo mai visto. Non okay, lo so. Avete capito come attaccare il mio punto debole? Questo invece Alessandro e Lorenzo ci fanno dei disegni che sono. C'è anche una letterina che leggiamo per i fatti nostri, ovviamente. Oh, con un disegno però. Vuoi un pezzo di. Di cosa? La vaniglia. Sì. Guardate che bello. È bellissimo. E questo. Grazie ragazzi. Grazie. Però sì. Basta cioccolato, divento una botte piena di brufoli. Noi due con lo spumone. Non ho messo della vaniglia. Poi c'è barzellette dei carabinieri. Regalatoci da. Non c'è il nome, maledetto. Ti sei tenuto per te la tua identità.
È stranissimo, è pieno pieno di zucchero. Però, zucchero. Però I really like it. Abbiamo finito, questo è l'ultimo? Questo è l'ultimo. Attenzione, però, busta, ultima busta. Però è pure più difficile da aprire, eh? Ah no, una cazzata. Ok. Allora, come al solito ci avete riempito di roba. Io questo ce lo da Luigi. Per Redez così terrai testa a Sinergo. Barzellette di merda, scommettiamo? Questo è per te, quindi te le porti anche. Barzellette e indovinelli di diverso genere. Madonna, ma come cazzo si... Cioè, veramente, dove le è andata a recuperare queste cose? Guarda. Sono nuovi, guarda, che sono andati in libreria a comprare. Guarda. Ragazzi, tu hai un problema, Luigi. Adesso l'hai con me il problema. No, ce l'ho io il problema. Questa roba la devo tenere io a casa. Allora, io. Ma questo deve essere veramente brutto. Scusami, ma io mo. Una mucca dice a un'altra mucca: cos'hai? E l'altra: sono preoccupata per il morbo della mucca pazza. E tu non sei preoccupata? Io no, tanto sono un cavallo. Grazie a tutti dell'attenzione, ragazzi, dei bellissimi regali, delle cose buone che ci avete portato da mangiare, di tutto l'affetto che ci fate sentire ogni volta che veniamo a Bari. E noi ci vediamo alla prossima fiera barra raduno. La mucca era un cavallo? No, la mucca era una mucca, ma siccome è pazza crede di essere un cavallo.